Claudio Grimaudo, ci rincontriamo dopo un anno, stesso posto qui a, tra Bellizzi e Pagliarone, stesso bar, che siamo qui al Bar Fuego, e naturalmente cambiano i risultati. Io ti sto accennando una canzone storica degli 883 che si chiamano Gli Anni, però vediamo adesso la Salernitana in Serie B. Diciamo che è stato un cambiamento fatto alla grande, perché insomma tutti attendevamo questo momento qua della Salernitana in Serie B, e così è stato. Perciò ora ci auguriamo soltanto che la società faccia cose ancora più importanti per mantenere soprattutto la serie. Ma ti aspettavi tutto questo entusiasmo? Perché poi abbiamo visto le ultime partite con oltre 20.000 spettatori, quasi a ricordare i tuoi anni d'oro in cui lo stadio era quasi sempre pieno, e da parte dei tifosi granata, in un momento in cui il calcio non sta vivendo un buon momento. Ma sulla piazza di Salerno non c'erano dubbi sulla risposta dei tifosi, perché li conosco bene, perciò insomma loro sono molto passionali, soprattutto l'hanno fatto vedere anche quando la squadra ha avuto qualche defiance. Perciò pensa quando la squadra insomma stava per vincere il campionato, perciò questa è una cosa che già sapevo, di questa euforia e questa passione dei tifosi, e questo Salerno ha sempre risposto nel miglior modo possibile. Adesso ti faccio una domanda tecnica: tu sei stato anche mister, ricordo, della Batti Pagliese per qualche periodo, ma confermeresti o meno Menichini per il prossimo anno, visto che se ne sta discutendo così tanto? Allora, io dico sempre che ho sentito tante critiche su questo allenatore, sui cambi, su altre situazioni, però dico sempre, è un allenatore che ha vinto un campionato a Salerno. E vincere un campionato a Salerno, in una piazza importante come Salerno, non è facile. Allora, io personalmente, se fossi il presidente, darei fiducia a questo allenatore. Conosce la piazza. L'importante è che si mantenga un organico di quei 7, 8, undicesimi della squadra. Perché poi la Serie B, lo sappiamo, ci vogliono quei 4, 5 elementi importanti di esperienza, e poi gente, io dico sempre gente operaia. Significa gente che corre, che lotti e che sudi la maglia. Perciò io, senza nulla togliere agli altri allenatori, darei molta fiducia a Menichini. Poi sicuramente è una carta che lui si vorrà giocare. E poi io dico sempre, un allenatore che vince in una piazza come Salerno, dobbiamo dare atto anche all'allenatore e non solo ai giocatori. E per quanto riguarda la squadra, riconfermeresti gran parte del gruppo, o a tuo parere sarebbe meglio svecchiarla, renderla magari più giovane? No, io come ti ho detto, io quei 7, 8, undicesimi della squadra li confermerei e prenderei dei giocatori con altissima esperienza, dove in ogni settore avranno, insomma, danno la loro mano giusta, soprattutto avendo esperienza, soprattutto anche un attaccante d'area di rigore, un attaccante come a Pisano, se ricordiamo, un uomo d'aria, un uomo che si butta in tutti i palloni. E poi anche a centrocampo, a parte Moro, che è un ottimo giocatore, avere degli elementi che soprattutto sono interditori, giocatori che rubano palle e partono, insomma, e anche in difesa, a parte Lanzaro, che ho avuto modo di conoscerlo e di vederlo giocare, è un ottimo giocatore. Insomma, un centrale anche di altissima esperienza. Per me questi sono 4-5 giocatori che devono essere aggiunti a quei 7-8 undicesimi della squadra. Ma in Serie B un Colombo può essere l'erede di Grimaudo? Ma io l'ho visto giocare, mi piace, è un ottimo giocatore, un ragazzo che sicuramente si impegna, un ragazzo che fa sempre la sua gara con i giusti propositi. Ma io lo confermerei, soprattutto anche Colombo, e spero che possa diventare un Grimaudo 2. Non può mancare una domanda sul futuro. Prima ti ho accennato, sei stato allenatore della Batti Pagliese. Cosa vuoi fare? Diciamo, tra virgolette, da grande, Claudio, vuoi rimanere nel mondo del calcio? Vuoi avere qualche contatto in particolare che ti possa rilanciare in questo senso? Allora, io non ti nascondo che sono stato sempre, io ogni tanto ho messo giù anche Adelio Rossi, a volte non si può mai sapere, un posticino vicino, a fianco a lui
mi farebbe molto piacere. Io sono stato molto dedicato alla scuola calcio mia e mi sono preoccupato poco di allenare, di mettere... Ricordiamola. Scuola calcio SD Grimaudo. Mi alleno qua ai Doc, a Bellizzi e poi i grandi a Pugliano. Faccio e ho molta passione su questi ragazzi qua che sono, per me sono il futuro. Però tante persone che stanno nel calcio come direttori sportivi, avendoli contattati, mi hanno detto che io, insomma, per il nome che tengo, per la persona che sono, è molto umile, è strano che non abbia avuto mai modo di allenare. Però sono stato anche io un poco restio nel buttarmi, perché sono una persona che cerco di disturbare meno possibile anche queste persone che io conosco. E allora, però, mi hanno consigliato è normale che la mia voglia è di allenare, sto cercando di trovare qualche soluzione in Serie D, in Eccellenza, però giustamente quando non hai mai allenato, a parte la parentesi della Serie D, non è facile. Però io dico una cosa soltanto, io qualche partita l'ho fatta e sicuramente qualcosa di calcio capisco. Siccome vedo che girano sempre gli stessi allenatori, dare fiducia anche a una persona che nel calcio ha fatto qualcosa di importante, spero che questa voce corra a qualcuno. È normale che il mio sogno era stato sempre quello di stare nell'ambiente salernitana, però insomma non c'è stato modo. Però mi auguro che quest'estate possa arrivare qualche voce che mi possa permettere di allenare, perché ho voglia di allenare, non ti nascondo che la voglia ce l'ho. Spero che questa voglia qualcuno la acchiappi. Ma non è che Claudio Grimaudo forse è troppo genuino, troppo passionato per questo tipo di calcio? Ma sicuramente, io dico che tante volte, insomma, io non ti nascondo, per le cose che sento, le cose che ho vissuto, sicuramente io sono una persona che non mi lascerei mai mettere i piedi in testa da un presidente, da un direttore sportivo. Io, se mi chiamano per allenare, voglio allenare, sedermi in panchina e allenare e andare avanti con i miei metodi, i miei insegnamenti. Mi darebbe fastidio se poi, siccome c'è, non ci nascondiamo che ci sono queste cose, che viene qualcuno e viene perché il genitore viene a dare i soldi, deve giocare, viene quello che porta lo sponsor e deve giocare, e questo sicuramente non fa parte del mio calcio. È come tanti allenatori che allenano perché portano i soldini, questo lo dico perché è vero. È normale che in una situazione così Grimaudo è come se non avesse mai giocato a calcio, perché se Grimaudo ha giocato 200 partite a calcio e il signore a fianco ha portato 10.000 euro, allena il signore che ha 10.000 euro, non Grimaudo che ha fatto 200 partite. Con questo ho detto tutto. Più esplicito di così si muore, quindi ti faccio l'ultima battuta. Tante feste sono state organizzate in questo mese in cui la Sana è stata promossa, però non ti abbiamo visto invitato. Come mai? Ma è possibile che la gente si sia dimenticata di te? No, ti dico la verità, la gente non si è dimenticata di me. Forse qualche altro si è dimenticato di me, perché la gente non si è dimenticata, perché ancora oggi mi chiedono come mai non stavo alla Rechi, non stavo là. Sinceramente a me nessuno mi ha mai chiamato e sicuramente non andavo io di proposito allo stadio. Se mi avessero chiamato andavo volentieri, anzi colgo l'occasione per ringraziare sia i ragazzi di Montecorvino Rovella, che mi è dispiaciuto non poter andare quando hanno fatto la festa, mi hanno invitato e non sono potuto andare perché ero stato avvisato troppo tardi e avevo degli impegni, e ringrazio anche la piazza di Ponte Cagnano, dove quel sabato sera ho passato una bella serata. E ti dico la verità, mi sono divertito più in queste cose familiari che magari se ne andava alla Rechi. Perciò l'importante è che a me mi interessa che la gente si ricordi ancora di Claudio, ma non come giocatore, è normale che si ricordi, ma anche come uomo. E di questo
posso dire che sono soddisfatto, perché veramente le persone, quando, dove mi vedono, mi salutano con affetto, e di già questo mi basta. Poi è normale che ti ha dato fastidio non essere chiamato, magari vedere nel giornale tanti ex giocatori e quelli che hanno fatto un po' la storia di Salerno, vedi io, Pisano, Fresi, messi da parte, però insomma anche questo fa parte del discorso della vita. Grazie. Grazie a te.